Ciao a tutte, allora oggi video un po' particolare, il video dei prodotti in partenza. Cosa vuol dire prodotti in partenza? Vuol dire che sono prodotti che io ho provato, ho acquistato, ho provato per un po' di tempo su di me che non mi hanno particolarmente soddisfatta, colpita e che io spedirò a delle persone che invece con questi prodotti so che si sono trovate bene. Solo una consegna verrà a mano, il resto lo affiderò alle poste. Quasi tutti, non tutti, ma quasi tutti i prodotti per capelli. Allora inizio subito con la consegna a mano e inizio parlandovi di questo balsamo della Splendor al cocco. Allora, questo è un balsamo abbastanza famoso su YouTube e sui vari social, insomma, se ne parla abbastanza. Sono 300 ml, è un pao di 12 mesi, costa pochissimo, io l'ho pagato meno di 2 euro, l'ho comprato al supermercato, diciamo che ha un inci quasi accettabile e non è malaccio, è abbastanza liquidino come consistenza, districa mediamente, ha un profumo di cocco. Vabbè, così così, sì, ma io non impazzisco per il profumo di cocco, comunque, vabbè. Il problema mio qual è? Che sto usando questo balsamo e in controluce vedo che il livello è più o meno fino qua, quindi ne ho usato più di metà. E lo sto usando dopo aver usato un intero tubo di maschera balsamica ristrutturante della Bioficina Toscana. Che come potete capire è un prodotto completamente diverso, di qualità sicuramente non paragonabile a questo, e quindi questo ho iniziato ad usarlo perché avevo finito la maschera balsamica ristrutturante, appunto, che ho già ricomprato, però visto che questo ce l'avevo lì in stand by che mi aspettavo, ho detto vabbè, iniziamo ad usarlo, però veramente, cioè, non c'è confronto, non c'è storia. Diciamo che l'unica cosa positiva che ho trovato di questo prodotto rispetto a quello di Bioficina Toscana è che essendo più leggero, più fluido, più liquidino, mi appesantisce meno i capelli, quindi i capelli rimangono un pochino leggermente più voluminosi. Per quanto mi riguarda, il volume è una chimera, è veramente un'utopia perché ho i capelli molto molto sottili e insomma, vabbè, volume è difficile averne. Comunque, quello che ho notato appunto in questo periodo in cui sto usando questo balsamo è che i capelli mi rimangono leggermente più voluminosi, però insomma sì, lo regalo a una persona che ha bisogno di provare un balsamo per i suoi lunghissimi e foltissimi capelli, vediamo se con questo si troverà bene, non è che mi dispiaccia così tanto separarmene, ecco. Poi, altro prodotto per capelli che ho usato non più di 2-3 volte perché ho capito che non fa per me, è la lozione, come si chiama? La lozione Ricci Morbidi della Bioficina Toscana. Allora, questo qui l'ho preso su Ecoverde in occasione del buono che mi avevano mandato per il compleanno. Ero molto curiosa, soprattutto dopo aver sentito il video, aver visto e sentito le impressioni di Silvia Palladipelo. Dopo un po' di volte che avevo usato questo prodotto su di lei, allora perché l'ho preso? Con l'illusione che mi creasse un po' di volume ai capelli, che sono appunto un caso abbastanza disperato. In realtà non mi fa più volume che non usando una semplice spuma per lo styling. In più, vabbè, io ovviamente non sono riccia, non sono riccia, però quando ho i capelli bagnati, appena tamponati con l'asciugamano, si vede che i miei capelli non sono dritti a spaghetto, no? Infatti, vedete queste curve qua che fanno i miei capelli alla fine, non è che io li giro con la spazzola, loro sono così, cioè sono vagamente mossi. Se io li lascio asciugare senza il phon si vede un po' di mosso molto molto irregolare, non ben definito. Invece se li asciugo con il phon, anche senza usare nessuna spazzola, nessun pettine né niente, loro si raddrizzano molto e il mosso appare solo appunto verso le punte.
no? Quindi io speravo che questo prodotto desse un po' di volume alla radice e mi definisse leggermente questo mosso veramente molto caotico dei miei capelli. Invece non è stato così perché appunto forse mi dà un pochino più di volume la spuma che sto usando, che è quella di come si chiama? Frank Provost, che ho comprato da Tigotà. Quella mi dà un cicino in più di volume, ma soprattutto l'effetto che non mi piace rispetto all'uso di questo prodotto sui miei capelli è che mi va ulteriormente a seccare le punte. Allora, io ho la cute grassa, però avendo i capelli sottili ho la tendenza ad avere le punte secche che si rovinano facilmente. Infatti, quando metto i bigodini ho bisogno di un idratante. Io metto un po' di cremina, come si chiama, crine tempestose della Lush, proprio solo sulle punte, perché quando metto i bigodini mi si vanno a seccare tantissimo. Quindi ho i capelli misti, sono grassi alla radice e secchi alle punte. Questo prodotto mi andava ulteriormente a seccare le punte, quindi per me no, 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 non si può fare. Altro prodotto per capelli che per me purtroppo non funziona è lo shampoo secco della Batiste, comprato dal sito Macchiaia, quello lì. Questo è nella profumazione blush, eccolo qui, ce ne sono diversi, non costano neanche tanto, adesso non mi ricordo, ma sui 3-4 euro forse. Questa è la versione da 90 grammi, no, 150 ml, eccolo qua. 150 ml, ce ne sono anche di più piccoline, tipo in formato da viaggio. Comunque, cosa serve lo shampoo secco? Serve come rimedio d'emergenza quando avete i capelli sporchi ma non avete tempo di lavarli, così come rimedio d'emergenza, devo uscire, non ho tempo di farmi la doccia, eccetera, eccetera, mi spruzzo questo, spazzolo, e i capelli dovrebbero tornare apparentemente puliti, insomma, per qualche ora, dopodiché ho il tempo di lavarmeli. Allora, appena spruzzato sui capelli, e pettinati, spazzolati, a me si crea un grande volume, quasi una criniera, ma passata una mezz'oretta, un'oretta neanche, no, una mezz'oretta, i capelli mi si appiattiscono nuovamente e sembrano ancora più sporchi, che non... ancora più sporchi di prima, insomma, quindi l'effetto è esattamente il contrario di quello che dovrebbe dare. Sui miei capelli purtroppo questo non funziona, nel senso che proprio mi si afflosciano e diventano quasi appaiono quasi proprio più sporchi, più grassi, quindi per me no, assolutamente non va bene. Ultimo prodotto per capelli che vi cito è questa mousse per lo styling della Lavera, anche questa l'avevo presa su Ecoverde, ma un sacco di tempo fa ne ho consumata pochissima perché su di me, sui miei capelli, che appunto sono un caso abbastanza disperato, questa spuma non fa assolutamente niente, non volumizza, non tiene lo styling, tipo se faccio una piega appunto tipo con i bigodini così, già dopo mezza giornata sono tutta afflosciata, non si vede più il mosso del bigodino, quindi proprio non gesemo. A me questa spuma per lo styling non fa assolutamente un fico secco. Poi passiamo invece ai prodotti corpo, un prodotto ancora della Bioficina Toscana che su di me non funziona, è il Deo Crema Freschezza Fiorita. Non ho provato l'altro, ma insomma, qui ne ho consumato, vedo sempre controluce, all'incirca così, quindi più o meno un quarto circa. Devo dire che i deodoranti in crema non fanno proprio per me, nel senso che preferisco altre forme, altri finish di deodorante sulla mia pelle, perché il deodorante in crema mi appesantisce, mi dà fastidio e poi soprattutto non l'ho trovato così tanto efficace nel contrastare i cattivi odori, per cui anche questo per me è un no. Ultimo prodotto corpo è questo, com'è che la chiamano qui? Body Mist, una nebbia per il corpo. Mist, dovrebbe essere nebbia. Vabbè, comunque, è questa acqua idratante della Happiness Ease. Anche questo prodotto l'ho comprato su Macchiaia per provare.
ha un INCI del tutto accettabile perché, come vedete qui, è privo di parabeni, ftalati. Vi lascio qui un attimo il dettaglio. Oli minerali, paraffina, petrolato, eccetera, eccetera. Quindi è del tutto accettabile come INCI. L'odore è anche buono perché è al mango, forse un po' troppo dolciastro, ma insomma accettabile. Il fatto è che un'acqua idratante, anche d'estate, quando si ha magari più voglia di leggerezza, no? Quando si ha voglia sì di, o magari anche l'esigenza di idratare il proprio corpo dopo la doccia, ma senza la pesantezza, no? Di una crema. E quindi era per questo scopo che io avevo comprato questo prodotto, però avendo io le gambe molto molto secche, soprattutto nella parte che va dal ginocchio alla caviglia, per me fa poco e niente, anzi, non fa niente, cioè nel senso che non mi idrata abbastanza neanche quest'estate, che appunto magari come dicevo prima, si ha un po' più di voglia di leggerezza, in qualche modo di prodotti leggeri, ma questo purtroppo fa troppo poco dal punto di vista dell'idratazione, quindi vabbè. Ultimi prodotti che vi mostro non sono prodotti che con cui mi sono trovata male, ma riordinando mi fa molto ridere questa cosa, riordinando gli smalti, perché ho dovuto un po' riorganizzare il tutto, no? Perché alcuni smalti nuovi li ho comprati io, altri, come avete visto nei video precedenti, mi sono stati regalati, quindi ho dovuto risistemare tutto perché io li sistemo per colore. Mi sono accorta, grazie a questa riorganizzazione, che ci sono dei colori di smalto che ricorrono, e quindi, perché si vede che ho gli stessi gusti, no? Quindi smalti comprati in momenti assolutamente diversi, in diversi periodi, in diversi negozi, però mi rendo conto che sono praticamente identici, e nello specifico sto parlando del One Coat della Laila, che è questo, è il numero 03, che è questo colore qui. Sto parlando di Bella Oggi 40 Innocent, che è questo colore qui. Che sono praticamente tutti uguali, e di Pupa Lasting Color Gel, che è il numero 25, che è questo colore qui. E sono tre smalti praticamente quasi indistinguibili tra loro, per cui almeno uno di questi tre chiaramente prenderà il volo, perché è inutile che io occupi spazio nelle mie vetrinette portasmalti per avere degli smalti praticamente identici tra loro, quindi almeno uno di questi tre verrà spedito e andrà, come dire, a dimorare in altre case. Basta, per il momento non ho altri prodotti in partenza al momento, e quindi io per oggi vi saluto, vi rimando al prossimo video.